Buongiorno, siamo con Ivano Boscolo Bielo, titolare Bielo Group, una società che ha una storia alle spalle. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Buongiorno. Niente, è una società che inizia da quando ero ragazzino, fin da 14 anni con mio padre io ho iniziato questa attività che mi piaceva il trasporto, le barche, Venezia, e ho cominciato ad andare via con le barche, pur in tenera età ancora, senza la E non patente, aveva la patente, ho letto, non. senza la patente ho cominciato a... Dopo di là, sempre qualcosa in più, sempre qualcosa in più, abbiamo fatto che a un certo punto mio papà ha smesso di lavorare, mio papà aveva 53 anni quando ha smesso di lavorare e mi sono trovato io da solo con due barche. E ho cominciato a prendere una persona, a prendere un'altra barca, a prendere un'altra persona, finché adesso Avete una abbiamo flotta. la flotta che ha oltre 30 barche di varie tipologie. Siamo specializzati in trasporti, nel commercio edile, in trasporti rifiuti. Negli ultimi 8-10 anni anche ci siamo specializzati nelle attività di logistica per gli eventi a Venezia, il Redentore, la Regata Storica, tutti gli eventi che I fanno, grandi eventi che in fanno a arrivo fanno, Venezia. sì. E anche di trasporti un po' eccezionali, perché Ponte Calatrava, ho aiutato a portare Ponte Calatrava, il restauro della Fenice, il restauro del Mulino Stucchi. Abbiamo Insomma, fatto. i grandi eventi e Abbiamo. le grandi opere che sono Le state grandi fatte opere a le abbiamo fatte, Venezia. sì. Dopodiché però Sottomarina resta nel cuore. Qui siamo in un posto fra l'altro meraviglioso. Nel 2010 ho preso tutto il complesso qua dell'Indiga del Mosella. Oggi abbiamo finito i restauri da poco tempo, abbiamo aperto l'albergo Mosella con la Darsena, abbiamo fatto il bar nuovo in riga, la spiaggia, tutto e le cose stanno andando abbastanza bene. Un impegno quindi nel mondo del turismo, ma anche dello sport. Sì, a me piace fare tante cose perché volevo precisare che a Venezia, oltre alla mia attività principale che è quella del commercio, abbiamo il gruppo a due alberghi che si affacciano in Canal Grande Anche nella sanità. e anche nella sanità. Qui negli ultimi anni abbiamo aperto un centro, un poliambulatorio a Venezia, cosa che in questo periodo è anche necessaria, per la questione Utile, utile per la utile. questione tamponi, che adesso integriamo anche a marzo-aprile con tutto il centro diagnostico, quindi risonanza magnetica, TAC, tutte quelle cose che servono e sono utili. Ritornando a Chioggia, Oggi abbiamo detto lo lo sport. sport è la mia passione, perché io non l'ho mai giocato a livello, diciamo, sempre a livello Amatoriale. amatoriale e lo gioco ancora con gli amici il venerdì sera. Però la mia passione, prima passione è la Juventus, io sono tifosissimo della Juventus. Io dell'Inter, devo confessare Allora, che ci siamo la cavati una soddisfazione soddisfazione, perché sono. recentemente. No, lo sport con la Clodiense. Sì. No, io sono tifosissimo, io sono presidente del club di Bragosa di Juve, però dopo la mia città è la mia città e sono presidente della Clodiense ormai da 16-17 anni, ma ne faccio parte da 25-27 perché ho iniziato io a fare lo sponsor, il vicepresidente da un po' di anni, da 16 anni sono presidente, 17, quindi è anche un po' ambizioso perché questo campionato Tra l'altro state andando molto bene siamo andati molto quest'anno. bene, vorrei riuscire a fare Il un salto. salto che io e tutta la città auspichiamo che possa essere Cioè per Chioggia la Serie C sarebbe una cosa sarebbe importante, una cosa sarebbe una cosa importante. importante, sì. Il turismo, un investimento significativo, come avete qui il complesso Indiga, avete il Mosella, avete l'hotel, avete. È un investimento in cui crede anche la città o ci crede lei prima della città, prima di Sottomarina? Fare una domanda un po' qua. No, beh, per conto mio, dovrebbe crederci tutta la città, per il bene della città. Io ho la mia
la mia maniera di pormi, di fare le cose, e ho fatto questa cosa qua che ritengo una cosa importante. Se c'è qualche altro che si attacca a questa cosa, sicuramente va a migliorare la città. Chioggia e Sottomarina sono due gioielli. Due gioielli a un passo da Venezia, quindi con una potenzialità enorme. Io dico sempre, senza nulla togliere le altre città di mare che abbiamo verso su e verso giù qua, però noi, dico sempre, io quando parlo con qualche altro collega, potremmo dare 10-0 a tutti, perché siamo l'unica città che riesce a dare il mare, la cultura, la laguna, il porto. Abbiamo tante cose che possiamo mettere sul piatto. Giocarsele. L'importante è, come si diceva prima, l'aggregazione, fare le cose insieme, fare le cose al meglio. Abbiamo detto trasporti, lavori sulle infrastrutture, turismo, sanità, calcio. Ci riserva qualche sorpresa per il futuro? Quando sto facendo una cosa, ne sto pensando a un'altra. Sto già pensando a quella nuova. E cerco sempre di qualcosa che mi possa piacere, che mi possa essere funzionale, che possa essere... perché non a me piace, io sono fatto così, io sono fatto per fare le cose, non sono fatto per dire ho raggiunto l'obiettivo e quello è il mio. No, ho raggiunto l'obiettivo, pronto per farne un altro. Quindi ci dobbiamo aspettare qualcos'altro, sì, presto. Qualcosina altro ci sarà sicuramente. Un gruppo così vasto come quello che avete messo in piedi ha un capo, una guida, ma anche un gruppo di persone che lavorano con lui. Sicuramente tutto da solo non si riesce a fare niente. È anche Superman, eh? No, io ho di bravissimi, ci sono le due mie figlie che seguono Valentina, segue gli alberghi, segue il Mosella, e Laura segue il centro medico, però seguono tutto il gruppo. C'è mio genero Simone, siamo un bel gruppo, perché dopo mio fratello, di bravissimi collaboratori, ma anche là, il discorso che facciamo prima, la forza del gruppo è stare assieme, fare le cose assieme. Andarsene a Mosella è un po' un fiore all'occhiello di questa città di Sottomarina. Ma diciamo che noi la darsena è una cosa che ci teniamo, e abbiamo fatto anche, l'abbiamo rinnovata, abbiamo insieme con l'albergo, con la piscina, tutte quelle... Con l'M400. Con l'M400, con il ristorante, sì. Tutte quelle cose che servono per dare più servizi, più possibilità all'ospite che arriva. Perché alla fin fine la qualità delle cose paga sempre. Noi, il gruppo, mi sembra che siamo circa 200 dipendenti. Più l'indotto. Più tutto l'indotto, noi facciamo, abbiamo un bel numero di persone che ci hanno aiutato. Tutti i nostri dipendenti vogliono bene all'azienda, ci mettono impegno. Quando fanno le cose, le fanno come fossero cose sue. E li ringrazio, perché anch'io sono come loro. Perché non c'è qua, nel gruppo a me non piace che ci sia la disparità. C'è il titolare, c'è il dipendente, con le dovute gerarchie che, certo, si chiama. Però se c'è da fare qualcosa, mi tolgo la giacca e la faccio anch'io, non è che mi metto da parte. Ma d'altronde guidava le barche a 14 anni. Hai capito? Quindi è importante questo. Con questo spirito che ci avviamo verso la chiusura, lei è ottimista per il futuro, in un momento difficile? Sempre ottimista. È il momento questo di fare le cose, perché passata la crisi ci sarà da fare. Mai mollare niente, bisogna sempre andare avanti con le cose, mai mollare. Perché quando molli dopo è il momento che proprio stai, la parabola... Comincia quella parabola discendente. Discendente. Che al momento voi non vedete. No, noi siamo Qua, con i numeri che mi ha dato. Siamo qua tranquilli, umili, noi abbiamo l'umiltà di, come dicevo prima, di fare le cose, noi... Siamo ben sereni e tranquilli in questo momento e speriamo che le cose vadano così. Ci possiamo godere questo panorama. È spettacolare. Qua. Che è spettacolare. Qua siamo su un posto spettacolare. Ecco il discorso che dicevamo prima, qua, guarda cosa abbiamo qua. Chi ce l'ha? Un posto così. Grazie Ivano Bosco Lobiero. Grazie.